In curva, in tribuna, ma forse stavolta anche nel petto del suo profeta. Il cuore di Zemanlandia oggi deve aver battuto forte anche lì. Profeta, mago, mostro, mitico, fate voi, ma per favore non dimenticate esorcista. Magari con l'aiuto delle immancabili caramelle di un immancabile amico, ma certo è che solo Zeman finora è riuscito ad ospitare il diavolo senza timbrare il cartellino della sconfitta. Forse anche perché tra gli invincibili di capello manca lo squalificato Bresi, a fare subito i marziani sono i rossoneri del pianeta di casa. Mandelli non fa l'extraterrestre alla prima occasione gol servita da Kolivanov, Mancini invece sì, quando Papin cerca di sfruttare al massimo il turnover deciso stavolta più dall'infermeria che dal suo allenatore. Gli altri due stranieri sono Gullit e Rijkaard, con Nava che in verità riesce a fare il Baresi più con i gomiti che con il resto. Luci di Firenze non si accende e il Milan limita i danni di una pressione foggiana che si fa sempre più consistente grazie alle sole armi che possono annullare la stellare differenza tecnica. Bresciani e Kolivanov ne danno spettacolare esempio più volte. Poi, in chiusura di tempo, il meritato vantaggio grazie ad un guizzo dello stesso Bresciani che restituisce al Foggia ciò che la traversa aveva appena negato. L'occasione per entrare nella leggenda è in apertura di ripresa, quando il signor Luci finisce a metà un altro fallo di Nava, ma stavolta su Mandelli. Calcio di rigore, ma non cartellino rosso, come da nuove regole. E qui entra in campo il Milan del signor Rossi. Il portiere para la botta centrale di Di Biagio e avvia la riscossa. A concretizzarla però ci pensano piedi e teste celeberrime. Il cross di Gullit è delizioso, la conclusione di Papin imparabile. Poi quando Rijkaard scaraventa in porta tutta la potenza del destro, si capisce perché il Milan non perde da anni. Agli invincibili bastano 3 minuti per restare tali, ma il Foggia trova la forza per giocare anche i 30 che mancano alla fine. Con Roy e Biagioni decide il profeta. Più col cuore, forse, che con convinzione. Ma ha un cuore anche il signor Rossi, ed ecco il portiere milanista smanacciare il pallone che Seno sfrutta per andare a urlare sotto la curva quello che sembrava incredibile. Col Milan, in casa, si può anche non perdere. Capello non si scompone, Bresciani e Gulli, sì. Forse il primo tempo abbiamo sbagliato, abbiamo buttato solo la palla avanti e abbiamo fatto il loro gioco. Quando abbiamo cominciato a giocare, Foggia è andato nettamente in difficoltà. Continuano a fare il vostro gioco anche gli altri, visto quello che non è riuscito a fare l'Inter oggi. La dimostrazione è che non è facile battere nessuna squadra. Noi abbiamo pareggiato con l'Udinese a San Siro, si vede che è un campo favorevole all'Udinese. Però dobbiamo pensare solo a noi, io non guardo mai in casa altrui e sono soddisfatto di questo pareggio perché la squadra, soprattutto nella ripresa, ha giocato un buon calcio. Noi abbiamo cominciato abbastanza male nel primo tempo, non avevamo partite in mano, al secondo tempo abbiamo giocato un po' meglio e si sono successi anche tanti episodi clamorosi, ma abbiamo reagito con un grande orgoglio. Senti, Franco Baresi starà pure invecchiando, ma è sempre meglio averlo in campo, no? Sì, per noi sì. Ma sì, lei sa anche bene, il calcio è strano. Contro la Roma non mancava, dicevano tutti. E adesso quando hai fatto una buona partita dicono che non manca. Ma per noi Franco Baresi è molto fondamentale, sì. Ma che avevi nelle gambe oggi? No, il nostro modo di giocare, sicuramente sono veloce, però penso che fatto quello che mi dice il mister abbastanza bene. Nemmeno la storica impresa rompe il silenzio stampa di Zeman, il mister che tutti dovrebbero imitare. Stefano Bucci ci riesce benissimo. Ma non è questione di marziani, dico che ci sono state due squadre in campo, hanno fatto un bel gioco. Credo che quando si gioca a questi livelli non si parla né di marziani, questo è calcio.